Uno dei momenti, secondo me, dal punto di vista storici di Pinocchio da segnalare, perché capita in questa trasmissione che avvengano cose strane. Sì. Delle volte di più strane. Un'epifania praticamente. Esatto, cosa succede oggi? Allora è venuto Cristian Brocchi per la rubrica Cosce e Cervelli, quindi calciatore, nostro amico che tiene di solito una rubrica sul niente, perché poi parliamo veramente di male di vestiti, male di televisione. No, ogni tanto lui parla male dei suoi colleghi. Sì, o male di noi, insomma, sì, comunque non si parla mai di a calcio. A seconda della... Contemporaneamente in studio anche Luca Jurman, certo. Ma approfitterei, come al solito, della presenza di Brocchi. Dico, una volta, per dirti, una volta c'era Vittoria Puccini, nel periodo proprio di Rivombrosa al top, le abbiamo fatto recitare insieme a lei coi copioni Rivombrosa, perché erano pazzeschi. Per prova, metterla su prova superata. Prova superata. La prova era superata. Prova superata. Allora ti spiego, Luca, il ragazzo non ha le capacità, non si applica, però... Addirittura così, no? Come non sì, ha le però capacità? Ha tanto desiderio, ha tanto desiderio. Beh, questo è già un buon punto di partenza, però deve esserci un'abilità. Se lui dentro di sé si sente un artista, questo è il momento di vedere. Su questo sì. Cosa ricordiamoci che ho già duettato anche. Sì, ha già duettato con noi, prima di tutto. Ok. Con Gigi D'Alessio. Ma con Gigi per amicizia sì. O perché... Racconta. Perché una sera siamo stati al suo concerto qua a Milano, il giorno dopo l'abbiamo chiamato. Appunto c'era questa per pazienza, quindi dai. Lui si è sottoposto a questo strazio con me e abbiamo fatto la bontà, la gentilezza, sì, esatto, la stessa cosa ogni volta che vieni qua Jurman, per te sono, come dire, sono cazzi, perché vuol dire vabbè, una sì, volta esatto. Provini e ti tocca farli esatto. Passare tutti la va volta bene. Dopo vieni di far cantare Cristian, diciamo questo, però che magari non è bravissimo nel canto, ma è a tutto tondo, un po' presenta, un po' recita, sì. Un po' canta, bello è bello, bello è bello, succede allora quindi va bene. Come vogliamo adesso? Ma io intanto vorrei capire, no? Ma c'è un tuo sogno? È un tuo sogno nel cassetto questo? Ma guarda, era un sogno quando ero ragazzino, proprio avevo questa... Beh, adesso non è che sei... Adesso, no vabbè, però sai, ho preso altre strade, però è normale che, come fanno tutti, dai, un po' sotto la doccia, un po' in macchina, un po'... Ma anche quando sono a casa con... Perché per esempio, per un corpo come il suo, no? Quindi comunque allenato, eccetera, visto che io spesso, seguendo la trasmissione, vedevo che appunto tu hai poi anche tutta una serie di accorgimenti proprio rispetto alla postura, per esempio. Sì, ma lui potrebbe essere avvantaggiato da un certo punto di vista. Poi, tra l'altro, anche la struttura fisica da vedere in questo momento potrebbe essere... Perché il baricentro basso. Un baritenore, cioè vuol dire un misto. Baritenore. Per quanto riguarda proprio una questione di conformazione normale, ti scusa, posso... Certo. Ecco, poi, allora, gli sta toccando il collo, sì. Potrebbe essere una predisposizione magari fisica c'è. Okay. Adesso bisognerebbe vedere se la predisposizione fisica, poi anche se adesso lascia stare come vestito, parlare, sì. È un attimino adesso in questo momento teso, anche perché sì. Perché non so quel che mi spiega. Una respirazione, per esempio, per dargli un consiglietto, ma per uno, mica per chi deve cantare veramente, per uno che canta in macchina, per dire, ecco. Ma per qualsiasi persona, diciamo che l'unica cosa che i loro fisici sono molto pronti a scattare, quindi ad avere un grande rapporto con il fiato, no? Con la resistenza. A volte i calciatori, molti riescono a separare la parte iniziale importante della respirazione, che è quella superiore da quella inferiore. Quindi quella inferiore è quella che dovrebbe essere più soggetta e più importante per il canto. Quindi bisogna cercare di non respirare nella parte alta. Però stai capendo? Già lo vedo respirare così. Con lo stomaco? Con la parte, o coi diciamo. Piedi, eh? No, con le branchie, quelle che hai qua dietro. Esatto, con le branchiette, però già lo vedo che anche se si tiene rigido, lui comunque qui è ben messo bene. Comunque, si è messo bene. Riesce lo stesso adesso, a respirare. Però ho detto qui è messo bene, stiamo parlando degli addominali. Gli addominali, cioè. E quando Diego dice anche qui. Tocca il culo, questo è ufficiale. Inspira normalmente, no? Ecco, vedi, invece di inspirare in alto, inspira nella parte inferiore del collo. Esatto, vedi. Espira. Stupendo, ok. Pancia espira, tamburo poi. E respira con lo stomaco. Inspira ed espira, ok, senza forzare così tanto. Inspira. Adesso tu fai così, Cri, vai già, avanti a respirare, come dicevo, così. È già portato, perché lui comunque può condizionare secondo. Ha un controllo del suo